Allora, siamo molto contenti dell'accoglienza che abbiamo avuto qui a Borgo Taro, abbiamo visto tanti amici, abbiamo parlato della pallacanestro dei nostri tempi, ma anche di quella più moderna, più recente. È stata una serata per noi molto, molto simpatica, così come del resto è stata anche a Parma e a Firenze nel precedente corso. Amici di Borgo Taro, spero che siano rimasti contenti di questo libro e di questa presentazione e di questa giornata. Noi lo siamo veramente. Aspettiamo altre occasioni per parlare di pallacanestro e di sport in generale. Stasera una bellissima serata, emozionante, prima in palestra in via Piave, nella palestra mitica della Valtarese e poi qui all'auditorium, la presentazione di questo bellissimo libro che mette Borgo Taro al centro del basket provinciale, nel posto giusto per quello che è stato uno sport che ha visto a Borgo Taro generazioni intere di giocatori, generazioni intere di uomini e donne che si sono formate nello sport per poi avere successo anche nella vita. Il basket è comunità, il basket è amicizia, il basket è un rapporto meraviglioso tra le persone. Una comunità, dicevo, locale, ma una comunità anche aperta ed estesa in tutta la provincia, perché anche questa sera sono gli amici di Parma, gli amici di Fidenza, a testimoniare di come il basket, prima che lo sport, è stata una palestra di vita. Questo è la sintesi di tutto quello che in tutti questi anni c'è stato a Borgo Taro.